Allora, voglio commentare un articolo che è apparso all'interno del Mitt Sloan Management Review, che si chiama AI is helping companies redefine, not just improve a performance, di Michael Strange, David Kivon, François Candelon, Shrevin Kobada Baden e Michael Chu. Research on organization use of artificial intelligence reveals how they can apply the technology to redefine strategic measurement and KPIs. Quindi l'articolo parte, diciamo, dal famoso libro di Taylor sui principi dello scientific management. Un libro che ha evidentemente aperto, diciamo, la strada a quello che noi oggi chiamiamo ingegneria gestionale o sistemi manageriali per le aziende, però recentemente la questione del ruolo degli indicatori di performance all'interno delle aziende si è riproposta in tutta la sua dimensione, diciamo, anche, diciamo, tragica, nel senso che diciamo, i KPI che si usano nelle aziende sono sottoposti ad una importantissima revisione. E quello che accade sostanzialmente è che i ricercatori dell'intelligenza artificiale e i practitioners stanno praticamente utilizzando i KPI non soltanto per monitorare il successo delle imprese, ma soprattutto per ridefinirle e per, diciamo, guidare le stesse imprese. E cosa accade? Che la determinazione stessa delle KPI avviene attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. È quello che ha fatto Google quando ha utilizzato appunto l'intelligenza artificiale per trovare dei nuovi parametri di alta performance che, diciamo, hanno consentito all'azienda di risolvere un problema di underperforming che stava risultando in uno dei mercati digitali dell'azienda stessa. E, diciamo, gli esperti di Google che si sono impegnati in questa attività di ottimizzazione dei KPI hanno spiegato, diciamo, in questa intervista quali sono state le loro motivazioni. Cioè, loro si rendevano conto che il loro sistema appunto non era altamente performante come avrebbe dovuto, e hanno cercato di utilizzare una strada, possiamo dire, normale, attraverso interrogando gli analisti, interrogando gli statistici, però non hanno mai avuto le risposte o non hanno avuto le soluzioni che invece si aspettavano. A questo punto, semplicemente, gli autori dicono: "You know what? We are going to collect a very smart algorithm and we are going to feed it as much data as we have and we'll just say, tell us what's wrong." Quindi, praticamente, cosa hanno fatto? A un certo punto si rendevano conto che questi indicatori di performance non erano più efficienti, quindi hanno creato un algoritmo e hanno dato in pasto a questo algoritmo tutti i dati che avevano, quelli di Google, e hanno chiesto all'algoritmo che cosa ci fosse di sbagliato in questa analisi. E visto che, diciamo, il team di Google che si è occupato di sviluppare questi KPI attraverso tecniche di machine learning supervisionato, soprattutto attraverso i classification tree, diciamo, non sapevano effettivamente quale fosse il problema, hanno chiesto proprio all'intelligenza artificiale di trovare dei pattern, di trovare, diciamo, proprio non soltanto le soluzioni, anche delle metodologie per approssimarsi alle soluzioni. E ovviamente, diciamo, questo ha cambiato notevolmente la percezione dell'azienda rispetto, parliamo di Google, rispetto a quelle che erano le proprie capacità di performare. In modo particolare, l'intelligenza artificiale
ha messo in evidenza alcuni indicatori che non erano assolutamente considerati come KPI rilevanti. E ne ha messo in evidenza altri, come per esempio cosiddetto AVOC, Audible and Visible on Complete, che invece l'azienda non dava, al quale invece l'azienda non dava abbastanza valore. E quindi quando il livello di tale indicatore AVOC, che praticamente misura la capacità, diciamo, l'impatto, la capacità da parte dei consumatori di guardare integralmente un certo video o di ascoltare un certo audio, quando questo valore scendeva sotto una certa soglia, si verificava una elevata inefficienza del sistema digitale di marketplace di Google. Quindi l'azienda stessa, attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ha avuto la possibilità di mettere in evidenza alcuni indicatori di performance che non erano precedentemente considerati, anzi che addirittura erano esclusi dai KPI più rilevanti dell'azienda stessa. I risultati sono stati molto rilevanti, dicono gli autori, perché dopo aver implementato le raccomandazioni dell'intelligenza artificiale si è avuto una crescita del 30% della performance da parte delle aziende. E quindi questo significa che utilizzare l'intelligenza artificiale può essere necessario anche per individuare quei valori di KPI che risultano essere inefficienti o che sono tali o che non consentono, diciamo, di ottenere dei risultati. Chiaramente, il caso di Google è veramente un caso molto particolare, dicono gli autori, non soltanto perché ovviamente si tratta di un'azienda che ha, $1 trilione di capitalizzazione di mercato e oltre a una capacità tecnologica molto elaborata. Però, diciamo, si tratta di un caso che mette in evidenza come anche altre aziende in altri settori potrebbero svolgere attività simili, cioè utilizzare l'intelligenza artificiale per trovare delle nuove, dei key performance indicator, e per risolvere delle questioni di performance, e quindi, diciamo, avere degli indicatori nuovi. Gli autori dicono questo può essere applicato anche nello sport, nel settore sanitario, nell'energia. E sostanzialmente, diciamo, tutto questo porta ad una, diciamo, ad un cambiamento organizzativo, che si può realizzare all'interno, dell'industria. E, visto che, le aziende stanno, diciamo, investendo molto nell'intelligenza artificiale, è molto probabile, diciamo, che questo porti ad un miglioramento, proprio, diciamo, diciamo, delle applicazioni. Quindi, cosa accade oggi ai KPI, a questi Key Performance Indicator? I Key Performance Indicator sono attualmente sottoposti ad una importante fase di modifica, ad una significativa revisione. Perché questi indicatori sono utilizzati per misurare i progressi, le performance delle organizzazioni, dei team, degli individui nel raggiungere particolari risultati oppure particolari, diciamo, obiettivi. Ovviamente c'è un problema su questi KPI, nel senso che c'è una legacy, che significa che le aziende, le organizzazioni tendono a focalizzarsi su alcuni KPI, che diventano appunto dei benchmark rispetto ai quali vengono valutati i successi e i fallimenti delle organizzazioni. Però, diciamo, questo è quello che accade tradizionalmente nei business che sono orientati alla valutazione della crescita delle vendite, alla customer satisfaction, all'operational efficiency. E ovviamente oggi le cose stanno cambiando, perché si tratta, diciamo, non soltanto di intendere quali sono, i KPI che devono essere misurati, si tratta anche di capire come questi KPI vengono misurati. E ovviamente i KPI non possono essere più considerati come dati di per sé,
come se sono stati stabiliti da un ordine superiore dell'esecutivo aziendale. Devono diventare, diciamo, più dinamici. E quindi l'intelligenza artificiale può consentire di migliorare i KPI e di adattarli a particolari ruoli e settori aziendali, quindi per esempio per una funzione aziendale, per una business unit aziendale, per una organizzazione aziendale così, e così via. Le organizzazioni quindi oggi fanno una life cycle analysis dei KPI e creano dei sistemi di governance che consentano di rilevare la rilevanza, la continuità nella rilevanza delle KPI. Questo è molto rilevante, quindi cioè, in passato si consideravano le KPI come statiche, oggi noi facciamo una valutazione del ciclo di vita di una KPI, se veramente è sempre utile all'azienda in base a quello che l'azienda fa. E quindi ogni organizzazione crea le proprie KPI e KPI per KPI, cioè sistemi di valutazione delle KPI che possono considerare, che possono, diciamo, generare il cosiddetto KPI ecosystem. L'intelligenza artificiale può giocare, sta giocando un ruolo cruciale in questo contesto, diciamo, consentendo di individuare nuove metriche che individuano performance aziendali. L'intelligenza artificiale ovviamente è una tecnologia che può veramente cambiare, dare nuovo senso, nuove capacità rappresentative di questi KPI. E può consentire ovviamente di fare anche dei trend e la combinazione dei KPI con l'intelligenza artificiale può creare dei sistemi analitici che offrono, diciamo, delle nuove metriche e, che possono consentire, diciamo, anche di avere dei patterns. Quindi si parla oggi di smart KPI. Che cos'è una smart KPI? È una KPI che può imparare, che può essere, che si può automigliorare e che può essere calcolata e monitorata con o senza l'intervento umano, con una piena integrazione dell'intelligenza artificiale all'interno del sistema di rilevazione aziendale. Ovviamente, i leaders possono utilizzare l'intelligenza artificiale per diciamo, creare questi nuovi indicatori, chiaramente in linea con gli obiettivi delle aziende. Qui viene riportata una importante legge, cosiddetta Goddard's Law. Che significa questa legge di Goddard? Cosa dice? Che when a metric becomes a target, it ceases to be a good metric, ovvero quando una metrica diventa un target, smette di essere una buona metrica. Questa regola mette in evidenza come, diciamo, gli elementi statici legati ai KPI possono di per sé essere rappresentativi di problematiche all'interno delle aziende e quindi c'è bisogno, diciamo, di modificare queste KPI per avere maggiori e migliori risultati. Sostanzialmente, qui c'è anche un caso di applicazione. Si possono utilizzare le KPI con l'intelligenza artificiale per prevedere i tassi di abbandono dei clienti di una certa azienda. Questo chiaramente è molto rilevante perché l'abbandono di un cliente da parte di un'azienda significa ridurre il patrimonio dei clienti di quell'azienda e quindi le vendite, quindi il fatturato e quindi il profitto. Con l'intelligenza artificiale si possono sviluppare dei KPI che consentono non soltanto di analizzare quale sarà il tasso di abbandono dell'azienda, quindi magari anche di fare degli scenari multipli, consentono anche di legare il tasso di abbandono di talune tipologie di clienti rispetto alla profittabilità complessiva dell'azienda, considerando che non tutti i clienti sono uguali e quindi la perdita di taluni clienti potrebbe essere più grave per l'azienda dal punto di vista della redditività piuttosto che, diciamo,
mentre altri clienti potrebbero addurre minore svantaggi. Quindi c'è una connessione tra KPI che analizzano il tasso di abbandono e la profittabilità aziendale misurata attraverso il ROI. L'intelligenza artificiale consente di legare questi elementi e quindi dà particolare enfasi a queste nuove metriche. Quindi c'è una contrapposizione oggi tra quelle che sono le legacy KPIs e le smart KPIs. Legacy KPIs sono appunto key performance indicator che sono, diciamo, quelli tradizionali, che sono in genere retrospettivi, che sono statici, che hanno la capacità di tenere traccia della performance, che sono generative generalmente basati su una decisione dell'executive board e che sono, diciamo, basati su un certo gnosticismo della misura, cioè sono praticamente calcolati, diciamo, in modi tradizionali. Le smart KPIs invece guardano il futuro, quindi tendono ad essere predittive, sono adattive, sono drive action, quindi sono guidate dall'azione, che significa che cambiano con il cambiamento aziendale e sono governate dinamicamente sia dall'intelligenza artificiale che dagli esseri umani, oltre ad utilizzare degli algoritmi, delle misure algoritmiche. Poi ci sono KPIs for KPIs, e questo è un metodo per andare a valutare le misure di governance, quindi le KPI, diciamo, che misurano le performance. Però come si fa a misurare la performance di una KPI? L'intelligenza artificiale ha sviluppato questa abilità e quindi, visto che le KPI diventano sempre più rilevanti per la leadership, ci sono appunto le KPI delle KPI. Quindi sostanzialmente ci sono delle possibilità di utilizzare le KPI per valutare le stesse KPI. Questo significa valutare la governance di un'azienda, la capacità di un'azienda di essere efficiente e quindi consente ai manager di guardare oltre le metriche della performance e di comprendere, diciamo, in modo profondo quelli che sono gli elementi della value creation. E diciamo, questa dimensione chiaramente riguarda soprattutto l'aspetto del management, quindi riguarda, diciamo, la valutazione proprio delle scelte, che può essere realizzata attraverso l'intelligenza artificiale. Quindi c'è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale incorporata nelle KPI della governance e quindi questo porta, diciamo, ovviamente una distinzione. Che significa? Cosa significa valutare la governance con KPI tradizionali e cosa significa valutare la governance con KPI smart? Qui c'è una tabella in questo articolo. Quindi si dice, quando si misura la governance con KPI tradizionali, chiaramente queste KPI sono gestite da esseri umani, sono periodiche, sono pianificate, sono basate sulla contabilità, mancano della capacità di utilizzare KPI for KPIs, cioè strumenti di valutazione degli stessi KPIs, e generalmente prioritarizzano le KPI da un punto di vista statico. Cioè, una volta che sono stati definiti degli ordinamenti di KPIs, questi rimangono abbastanza fissi. Al contrario, quando si fa una valutazione della governance attraverso l'utilizzo delle smart KPI, che sono quelle che utilizzano l'intelligenza artificiale, allora c'è già l'introduzione degli algoritmi che gestiscono questi dati, sono informazioni che vengono prodotte più frequentemente. Non sono basate soltanto sulla contabilità, quanto anche sulla capacità di apprendimento, offrono possibilità di valutazione delle KPI, con le cosiddette KPI delle KPI, e dinamicamente prioritarizzano le KPI, cioè l'ordinamento delle KPI non è statico, l'ordinamento delle KPI, l'ordinamento gerarchico delle KPI è dinamico. Significa che quelle KPI che devono essere preferite rispetto ad altre,
per le decisioni aziendali vengono prioritizzate attraverso proprio l'analisi di machine learning dei dati mediante intelligenza artificiale. Questo KPI ovviamente diciamo, diventa, l'utilizzo di questo tipo di KPI, Smart KPI, diventa uno strumento che può veramente dare un vantaggio competitivo. Sostanzialmente, qui ci sono degli esempi pratici, si fa il caso per esempio del sistema sanitario, la riduzione delle readmissioni nel sistema sanitario, come questo può essere valutato attraverso le KPI e come si possono creare KPI delle KPI, e allo stesso modo diciamo anche appunto i tassi di abbandono. Sostanzialmente diciamo però diciamo, è necessario considerare che queste KPI introducono dinamicità all'interno dell'azienda e l'intelligenza artificiale consente di dare più valore all'organizational change, agli investimenti, alla massimizzazione della performance e così via. Cosa possiamo dire di questo articolo? Chiaramente è un articolo molto, molto interessante, soprattutto per chi, diciamo, come me, diciamo, io sono un economista, quindi diciamo, sono anche un commercialista, quindi sono molto attento a KPI che praticamente sono indicatori, diciamo, metrici che generalmente si utilizzano soprattutto in ambito di bilancio. Noi sappiamo che tutta l'attività di riclassificazione del bilancio è tutta basata sulla costruzione di KPI e ce ne sono veramente tantissime. A queste poi si aggiungono, queste sono KPI contabili, se ne aggiungono altri di carattere organizzativo, relativi al marketing, relativi alla finanza, relativi alle condizioni internazionali, cioè si possono aggiungere all'interno di un'azienda veramente tantissimi KPI, tantissimi indicatori che misurano la performance o anche potremmo dire la reattività anche dell'azienda nei confronti dei cambiamenti. Perché poi questo è un altro elemento che bisogna considerare, che non ci sono soltanto key performance indicator, cioè indicatori della performance aziendale, ci sono anche indicatori di reattività dell'azienda, come l'azienda reagisce rispetto, per esempio, a delle modificazioni dell'ambiente esterno, a delle crisi. Chiaramente questi sono sempre considerati KPI, però diciamo, potrebbero essere calcolati anche e classificati anche diversamente. Per esempio, alcuni dicono che esistono anche key behavioral indicators, cioè gli indicatori di comportamentali che riguardano la relazione tra l'azienda e diciamo, sostanzialmente i consumatori. Però diciamo, qui la cosa nuova chiaramente è gli aziendalisti, soprattutto perché questa è una roba da aziendalisti. Gli aziendalisti hanno utilizzato e sviluppato KPI soprattutto per tenere sotto controllo l'azienda e per offrire al management periodicamente delle informazioni che potesse essere utili a capire come stesse andando la produzione, piuttosto che le vendite, piuttosto che le relazioni con i fornitori, piuttosto che l'equilibrio economico-finanziario. Oggi ovviamente le aziende sono molto più complesse, sono molto più complicate e grazie anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e della digitalizzazione si hanno anche molti più dati a disposizione. Quindi idealmente, potenzialmente, il numero delle KPI che è possibile creare, diciamo, diventa molto molto ampio. Ovviamente scegliere tra un novero, diciamo, di indicatori così ampio può essere molto difficile, soprattutto perché questa scelta potrebbe rappresentare, come dicono gli autori, soprattutto una scelta di legacy piuttosto che una scelta di efficienza. Cioè l'azienda potrebbe scegliere di preferire strutturalmente alcuni indicatori rispetto ad altri, non perché questi siano veramente migliori o più efficienti, quanto piuttosto perché si sono sempre utilizzati certi indicatori e l'azienda continua a usarli sempre gli stessi. E qui veniamo al caso di Google. A Google si sono resi conto a un certo punto, insomma, che questo metodo di fare
digital platform, quindi di vendere, diciamo, beni e servizi attraverso una piattaforma digitale, non era performante come magari ci si aspettava, nonostante appunto i KPI tradizionali fossero, diciamo, sostanzialmente, diciamo, positivamente orientati. E allora, per scoprire quali erano gli elementi che impedivano a questa azienda di raggiungere i risultati voluti, gli esperti di Google hanno chiesto l'intelligenza artificiale. Ovviamente nel caso di Google, diciamo, è molto probabile che ogni problematica venga risolta con l'intelligenza artificiale, essendo Google un'azienda informatica all'avanguardia su questi temi. Ci si può domandare invece se altre aziende possono fare lo stesso, perché comunque sia, non tutte le aziende hanno la capacità di utilizzare produttivamente l'intelligenza artificiale. Certo, oggi si può dire ci sono forme di intelligenza artificiale che sono disponibili praticamente a chiunque, è vero, però non tutte le aziende, non tutte le imprese sono in grado di usarle questi nuovi metodi, queste nuove tecnologie. C'è molto, diciamo, legacy, appunto, c'è molta una dimensione tradizionale che impedisce di intendere i cambiamenti che si stanno verificando in questo settore. Molto interessante ho trovato personalmente diciamo, l'identificazione, qui c'è un trafiletto su come sono cambiate le KPI, delle KPI tradizionali rispetto invece a quelle che oggi sono considerate delle smart KPI, che vengono appunto determinate attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E questo passaggio avviene attraverso un elemento che ritengo essere assolutamente essenziale, cioè la valutazione del ciclo di vita di una KPI. Cioè oggi ci si domanda non soltanto se una certa KPI è utile o se questa KPI può essere in un qualche modo utilizzata efficacemente, oggi ci si domanda anche qual è il suo ciclo di vita. E quindi si creano delle valutazioni delle KPI, diciamo, dei limiti, delle possibilità di applicazione di questi indicatori che portano poi alla Smart KPI. La Smart KPI che cosa ha in più? Non è soltanto un indicatore, è un indicatore creato attraverso un'intelligenza artificiale, è un indicatore stimato attraverso un'intelligenza artificiale e quindi attraverso il machine learning e quindi è un indicatore di apprendimento perché apprende, cambia attraverso la modificazione dei dati e ha una capacità di rappresentare il dinamismo dell'azienda, oltre che una tempistica, diciamo, di manifestazione che è assai più veloce rispetto a quella classica tradizionale dei KPI, perché generalmente un indicatore aziendale viene, diciamo, promozionato periodicamente, semestralmente, mensilmente, annualmente, trimestralmente. Invece questi smart KPI sono veramente dinamici, sono veramente molto veloci. E sono basati sull'apprendimento dei dati, quindi offrono anche al management degli strumenti che sono, diciamo, ricolmi di capacità di conoscenza dell'azienda stessa. Ovviamente, diciamo, questi KPI, smart KPI, sono appunto basati sul learning e quindi consentono di vincere questa Goddard Law, che appunto che quando una metrica diventa un target, allora smette di essere una metrica. Questo, diciamo, è una legge che veramente noi possiamo vedere applicata a tanti elementi, quando si sceglie per esempio il fatturato, quando si sceglie nelle aziende, diciamo, oppure i profitti, i ricavi. Cioè, quando si fanno delle scelte di questo tipo, si crea un management associato. Per esempio, se noi diciamo ai dipendenti di un'azienda che contano soltanto le vendite e quindi abbiamo un orientamento sales, che cosa succede? Che l'azienda inizia a vendere, i dipendenti iniziano a vendere, e però questo non significa che poi c'è un profitto. Perché se per incrementare le vendite
si aumentano i costi dell'azienda, perché l'obiettivo è vendere di più, sì, probabilmente l'azienda venderà di più, avrà magari un minore magazzino, minore scorte, però alla fine non è detto che ci sarà appunto un profitto. Al contrario, se si dice ad un'azienda di massimizzare il profitto, potrebbero essere perse altre dimensioni aziendali. Magari l'azienda potrebbe fare delle scelte drastiche sullo sfruttamento dei lavoratori, sull'utilizzo di pratiche disoneste, sullo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, e tutto questo potrebbe avere un impatto molto negativo sulla brandizzazione dell'azienda a livello, rispetto ai consumatori. E quindi ogni volta che si sceglie un indicatore, questo inevitabilmente comporta delle conseguenze assolutamente negative. Ecco perché c'è questa sorta di paradosso, questa God Law, che quando si sceglie, si targetizza un indicatore, quell'indicatore smette di essere una metrica utile, perché si trovano, diciamo, delle metodologie per aggirare questo tipo, diciamo, di indicatori. Diciamo chiaramente le smart KPI sono sicuramente da preferire rispetto alle legacy KPI perché, essendo basate sull'apprendimento, consentono in parte di risolvere questo problema. Quindi noi non parliamo più di indicatori che guardano al passato, che sono cioè indicatori statici, storici, retrospettivi. Parliamo di indicatori che invece sono smart, che quindi sono orientati al futuro, che sono dinamici, che imparano, che sono basati sulla dinamica dei dati e sono, diciamo, e possono essere gestiti sia da esseri umani che dall'intelligenza artificiale, a differenza dei KPI tradizionali che invece potevano essere gestiti soltanto dagli esseri umani. Ovviamente c'è la questione delle KPI for KPI. Che cosa è questa questione, questa nuova dimensione? Ovviamente, se noi abbiamo delle KPI, possiamo anche chiederci qual è l'efficienza di queste KPI e quindi fare delle KPI su KPI. Può sembrare veramente una questione, diciamo, di matrioske, di scatole cinesi, però oggettivamente è una cosa che ha un senso, perché se un'azienda ha moltissimi indicatori, poi dovrà pur scegliere quali indicatori da utilizzare, dovrà magari creare degli ordinamenti, dire che certi indicatori sono migliori degli altri, e che certi indicatori sono più efficienti degli altri, che magari alcuni hanno maggiore contenuto informativo di altri, cioè dovrà fare, diciamo, dei ranking, degli ordinamenti, delle classifiche di indicatori, che possono essere utili poi per le scelte aziendali. E questo diventa una valutazione della capacità di governance e di management dell'azienda stessa. Quindi non si tratta più soltanto di fare una classificazione degli indicatori, si tratta anche implicitamente di dare anche, tra virgolette, un giudizio su quella che è la capacità dell'azienda di operare, su quella che è la governance aziendale. E quindi in questo senso, diciamo, abbiamo appunto la creazione di KPI su KPI. Chiaramente anche in questo caso, diciamo, c'è una prioritarizzazione dinamica. Cosa significa? Che mentre, diciamo, nella valutazione tradizionale si utilizzavano sostanzialmente le KPI in un modo statico, quindi con un ordinamento prefissato, talune KPI, diciamo, con indicatori strutturalmente preferiti rispetto ad altri. Oggi questa dimensione dinamica è gestita dai dati, dal machine learning. Quindi noi abbiamo oggi una capacità, diciamo, di valutazione che è appunto, diciamo, sostanzialmente dinamica. Possiamo dire, infine, diciamo, che ovviamente oggi ci sono organizzazioni che hanno bisogno di utilizzare questi KPI attraverso l'utilizzo di intelligenza artificiale. Ovviamente il presupposto è che si tratti di organizzazioni in un qualche modo complesse, anche se oggi quasi tutte le organizzazioni sono complesse, sia quelle che sono dedicate strenuamente al profitto, sia quelle che non lo sono. E inoltre che si tratti di organizzazioni che utilizzano l'intelligenza artificiale
E noi vediamo oggi che, diciamo, l'intelligenza artificiale, diciamo, non tutte le organizzazioni utilizzano l'intelligenza artificiale. Quindi, in realtà, questa proposta, quello che dicono gli autori sulla trasformazione delle KPI tradizionali in smart KPI, creazione di KPI, KPI dinamiche, KPI di learning, KPI alimentate dai dati, ordinamenti dinamici di KPI, tutto questo si può avvenire, però ecco, c'è bisogno di strutture organizzative che abbiano una capacità produttiva, una capacità tecnologica, una necessità di business tale da poter necessitare l'implementazione di tutti questi indicatori. Ora, non è escluso che da tutto questo poi derivi una soluzione di business, nel senso che probabilmente nel futuro, o magari qualcuno lo sta già facendo, si potrebbero creare dei software che offrono appunto questo tipo di soluzioni, individuazione di KPI, ordinamenti di KPI dinamicamente determinati sulla base delle performance aziendali. Sostanzialmente, quello che dobbiamo dire oggi la finalità delle aziende non è più chiara, diciamo, come una volta. Prima quello che un'azienda doveva fare era abbastanza semplice: fare profitto, vendere di più, avere più clienti, avere un prezzo più basso degli altri. Oggi quello che le aziende devono fare, e ripetiamo, soprattutto se sono medio-grandi aziende, è molto più complesso. Non devono soltanto fare queste attività e sviluppare i loro prodotti e servizi. Devono in più aggiungere tutta una serie di altre attività che sono poi quelle richieste, diciamo, anche dagli orientamenti di politica economica, come per esempio la questione della sostenibilità, la questione dell'inclusione sociale, la questione dell'etica e della governance. E quindi per misurare questi elementi c'è bisogno di tutta una serie di nuovi indicatori che devono essere inevitabilmente, diciamo, calcolati. E ovviamente c'è un vantaggio che oggi noi ovviamente possiamo utilizzare l'intelligenza artificiale, soprattutto i dati. Però questo significa che ci deve essere una premessa, e cioè quell'azienda che può fare il passaggio dai KPI tradizionali agli smart KPI è un'azienda digitalizzata che ha già risolto il problema della digital transformation, dell'orientamento all'innovazione tecnologica, che ha già dematerializzato, che opera già attraverso una pesante dimensione di data management e che quindi ha quel contenuto informativo che può essere utilizzato per l'intelligenza artificiale per ottenere dei nuovi indicatori. Quindi, diciamo, questa non è veramente una soluzione per tutti. Se noi guardiamo, per esempio, il mercato italiano, che è fatto di tante piccole e medie imprese che non tutte sono digitalizzate e molte probabilmente hanno anche la paura, se non forse il terrore, della digitalizzazione, perché digitalizzare l'azienda significa mettere dei dati in condivisione e non tutti sono disposti a dare una rappresentazione dematerializzata, una sorta di digital twin di come funziona la propria azienda e il proprio business. C'è molto scetticismo su questo, c'è molta anche paura da parte degli imprenditori di aprire i propri modelli di business, i propri sistemi aziendali a forme di digitalizzazione che potrebbero poi essere, diciamo, difficili da difendere, soprattutto in un ambito di cybersicurezza. E quindi, diciamo, quello che dicono gli autori è vero, però tutto questo può avvenire soltanto se alla base c'è un percorso che va dalla trasformazione digitale all'orientamento ai nuovi criteri di valutazione delle imprese che sono sempre meno economici e sempre più legate alla sostenibilità, alla dimensione sociale, alla dimensione di governance, però chiaramente non può mancare nelle aziende l'equilibrio finanziario e quindi devono esserci anche delle valutazioni, diciamo, strettamente quantitative e finanziarie. Il tutto complica notevolmente l'attività dell'impresa, però ecco, l'intelligenza artificiale può semplificare le cose, può essere una, diciamo, se da un lato
crescono questi indicatori, dall'altro lato le tecnologie con intelligenza artificiale dovrebbero rendere, diciamo, più abbordabile la classificazione anche per le aziende di medie dimensioni. Però ecco, la mia sensazione è che tutto questo in realtà può avvenire bene, diciamo, efficientemente su aziende che sono di grandi dimensioni, di medio grandi dimensioni e che comunque hanno già nella propria dimensione, diciamo, di orientamento, uno spiccato orientamento tecnologico che possa consentire di maneggiare dati, algoritmi, intelligenza artificiale in un modo, diciamo, che possa essere utile in un cambiamento anche dinamico dei metodi e dei sistemi di gestione aziendale.